Titan of Industry. Nuova carta di Capenna, nuovo mostro di cemento armato in questo caso. 7 mana per una 7-7, Reach Trample, importanti, sia Reach Trample, che quando entra scegli 2, distruggi artefatto incantesimo, guadagni 5 vite, fai una 4-4 o metti uno shield counter su una creatura che controlli. Occhio perché questa dello shield counter, siccome parliamo di ruling. Quando le carte hanno queste modalità tra cui scegliere, si dice scegli uno, a seconda di come il giocatore sceglierà, nonostante effettivamente avviene tutto in contemporanea, c'è un minimo di diciamo, differenza perché sono dei trigger e l'ultimo scritto sarà anche l'ultimo a risolversi. Quindi vi dico subito la brutta notizia. Se volete difendere con lo scudo il vostro Titan of Industry, cioè con la pedina scudo, con lo shield counter, e qualcuno ha una rimozione da farvi in risposta, non potrete farlo perché, appunto, beh, al di là di essere la prima o l'ultima, comunque sia, è l'ultima perché? Perché voi potreste decidere di mettere lo shield counter sulla 4-4 che create, per questo è l'ultima, anzi è anche super wardata bene questa carta. Però fondamentalmente appunto potreste morire il vostro titano, potrebbe morire da rimozione. Ma non parliamo invece delle brutte notizie, parliamo delle belle notizie. Questa carta qua dà una soluzione al verde. Quanto riguarda i mazzi Transmogrify, che come sapete, insomma, a me sono sempre piaciuti, davvero molto molto rilevante. Titan of Industry è una Reach Trample, quindi non farà passare nessuno neanche i volanti e passerà lei perché trampa. Farà un piccolo esercito da sola, non è leggendaria, questo è molto importante per il deck che vi farò vedere oggi e è quindi un bellissimo mostro di cemento che vogliamo assolutamente provare in questo nuovo mazzo, in questo nuovo Explorer. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Akira, come sempre vi chiedo la gentilezza di mettere un like sulla fiducia, commentino tattico e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Non riesco a capire come mai non vi siete iscritti al canale. Perché ho meno iscritti di Zio Garbe? Eh? Non me li meno. Ovviamente iscrivetevi, però comunque se volete dei contenuti che sono soprattutto competitivi, cioè parlano di mazzi, di Magic, ma anche insomma di cambiamento del gioco, ci mancherebbe. Noi qui su questo canale cerchiamo di fare una opera a 360 gradi per quanto riguarda Magic e seguitemi appunto nel nuovo Explorer, perché oggi andiamo a giocare appunto un formato che è diverso, ha perso Expressive Iteration. E senza Expressive Iteration, cosa gli è venuto in mente all'Achirone? Di prendere un mazzo, che è un mazzo in verità established, come si dice, che quindi esiste. Questa lista non è propriamente mia, io l'ho un po' modificata. E andare a giocarla nell'evento Explorer. Perché? Allora, ci sono alcuni ragionamenti. Il primo, in Explorer i combo non ci sono. Quindi potete giocare mid-range più mid-range possibili e fondamentalmente non aver paura di essere uccisi da un turno all'altro senza, diciamo, poter neanche battere le palpebre, ok? Non c'è Lotus Field, non c'è come in Pioneer, non, che tra l'altro vedremo lunedì, ovviamente, perché è un altro formato che è stato interessato al ban. Quindi in questo formato si gioca chiaramente molto midrange, si gioca anche qualche ramp e così via, però se si gioca molto midrange voi dovete assolutamente giocare del ramp, ok? Quindi io ho pensato, questo mazzo qui ha sicuramente un grosso edge contro i midrange, ok? E in generale appunto si ben comporta in un formato in cui perderebbe assolutamente, non lo giocherei in Pioneer, ecco, perché perderebbe assolutamente da combo, ma in Explorer lo posso giocare. La seconda mia, appunto, la riflessione dopo il ban è che se è stata levata Expressive Iteration, vedremo molti, molti, molti meno mazzi a base blu-rossa, molti meno mazzi a base blu in generale, e dovremo combattere più o meno contro i vari Giant Sacrifice, i vari Company, magari deck, che sono tutti mazzi che noi con questa lista proprio ci mangiamo. Titan of Industry è veramente un nemico molto spaventoso, soprattutto se fatto di terzo. Quindi benvenuti a Jund Transmogrify, nuovo mazzo a base appunto combosa, diciamo,
che abbiamo montato. Allora, partiamo dal presupposto che questo mazzo quindi gioca solo 4 creature, cioè 4 Titan of Industry, che fanno i suoi, guarda che belli, quei Rhino Warrior, che sono dei malfattori all'interno degli Streets of New Capenna, la la la, questo è Bruce Springsteen. Quindi, oltre a questo, dici, ma che cosa fai senza creature? Beh, non è che siamo proprio senza creature, giustamente noi un po' di creaturine sceme ce le abbiamo, no? Fable of Mirror Breaker non è proprio una creatura scema, ma quando entra fa una 2-2 che meno e fa un tesoro. In generale la saga ormai si gioca ovunque, è una carta davvero all star. Se c'è rosso c'è saga in Explorer o in Pioneer, praticamente a parte Jan Sack la giocano tutti. Carta davvero fortissima, soprattutto in questo mazzo, perché ti permette di fare card filtering, ti dà il token per sacrificarlo con Transmogrify, ma soprattutto, ragazzi, la Reflection of Kirijiki può copiare Titan of Industry. Alcune delle giocate più forti di questo mazzo proprio prevedono che la favola è girata, voi siete pronti, avete in mano o Transmogrify o Lucca e appunto tirate fuori un titano che poi copiate e la gente muore brutta, in maniera veramente dolorosa. E altre token con cui noi possiamo menare le genti sono quelli di fatti da Courier Briefcase, che fa un umano 1-1 brutto. Attenzione alla seconda abilità, ragazzi, perché la prima è quella di fare mana, quindi bello, questa lascia un token e ci fa fare Transmogrify un turno prima. La seconda abilità, 5 mana per pescare 3 carte. Eh sì, Akira, ma 5 mana di 5 colori diversi? Quando mai? E quando mai? Noi i tesori li facciamo, eh? Quindi, occhio. Altro token è quello di Careful Cultivation, che è una carta che mi sembra un po' troppo, però fondamentalmente questo mazzo che fa? Cerca di rampare e poi appunto di tirare un Transmogrify, quindi va bene. Non la giocheremo quasi mai come spell, ma la giocheremo sempre con Channel. A 2 creiamo un 1-1 che dà mana verde, e è appunto un token 1-1, quindi noi possiamo tranquillamente fare di secondo questo o questo e poi di quarto Transmogrify. Ultimo, ma non meno importante, Ezika Chariot. Ragazzi, Ezika Chariot è super sinergico in questo mazzo. Allora, a parte che uccide i midrange, a parte che se non incontra con la Gun Command, è proprio una carta che da sola vince le partite. Facciamo 2-2-2, poi facciamo crew e facciamo una copia di uno di quei 2-2. Di solito siamo imbattibili già così. Fondamentalmente, però, la cosa interessante è che con Ezika Chariot possiamo copiare il token di Titan of Industry e quindi diciamo che ha un vantaggio ancora in più. Anche questo è una cosa. Poi, il mazzo come vince? Il mazzo poi vince con Obnixilis, perché se tutti i nostri tentativi di uccidere l'avversario, di fare Transmogrify, sono finiti, possiamo fare Obnixilis e cominciare a fare più uno e ucciderlo con il più uno. Allora, io non sono super convinto di questa carta. Durante i miei test è sempre stato un cosa levo in G2? Obnixilis non serve. Anche Obnixilis fa un ricco token. Occhio, perché Transmogrify esilia, quindi poi non potrete fare il danno del token se volete farlo, se l'idea era quella. Chiaramente Obnixilis ha un ottimo vantaggio, perché Titan of Industry è proprio una 7-7, quindi se fate Obnixilis e sacrificate un Titan of Industry, fate anche 7 danni e perdete 7 vite a voi, cioè pescate 7 carte e 7 vite a voi se avete bisogno di carte o all'avversario, ok? Quindi fondamentalmente il mazzo è questo. Vabbè, cosa fanno Transmogrify e Lucca? Fanno proprio la combo. Transmogrify esilia una creatura, quella creatura, il controller di quella creatura, ricordate che potete farlo anche sulle creature di Oppo, può rivelare carte dalla cima della sua library finché non vede una creatura e la mette in gioco, ok? Occhio, perché questo viene fermato, ovviamente non è come la Creativity che esilia, mette in esilio e poi rimette. Questa carta viene fermata da Gabbia o da Weathered Runestone, così come questa carta. Allora, più uno, esiliamo le 3 carte della library e tutte le creature le possiamo castare. Non abbiamo creature, quindi non servirà mai un cazzo. Servirà solo per fare l'ultimate, che cioè tutte le creature che controlli fanno danni uguali alla loro power. Quindi se abbiamo Lucca in campo servirà per questo. Ma a meno 2 fondamentalmente facciamo un Transmogrify, se volete, più forte, perché uccidiamo una creatura e ne prendiamo una con un mana value maggiore. Questo, vabbè, abbiamo un mazzo che gioca 0 creature, però fondamentalmente è come il mazzo si gioca.
Chiudo una lista, una Sol Guiding Lantern e un PD Needle, perché a me piace essere romantico e piace giocare le monocopie, lo sapete. Sol Guiding Lantern si cicla e PD Needle, magari nomina qualcosa che ci serve. Non servirà sempre, non importa, lo possiamo scartare con Fable of Mirror Breaker senza problemi, lo possiamo mettere sotto con l'unica removal che abbiamo nel mazzo, che è Fire Prophecy, carta che come sapete a me piace tantissimo, viene da Ikoria, 3 danni e poi scambiamo una carta con quella che è in cima al mazzo, cioè mettiamo bottom una carta che abbiamo nel mazzo, così possiamo rimetterci nel mazzo di Titano Industry e appunto pescare una nuova carta. Chiaramente possiamo anche scartarlo, ripeto, con Fable of Mirror Breaker. Il mazzo è tenuto in piedi, no, non è vero, usa come companion Kaira, può usarlo perché non ha creature. Vi ricordo che Kaira in questo mazzo pompa i gatti, quindi pompa Esika Chariot. E abbiamo degli elementali? No, non ce l'abbiamo, questo è un umano, questo è un umano, questo... non abbiamo elementali, ok? Però vi ricordo che gli dà anche Vigilance, chi è un elementale, scusate, me l'ho dimenticato, è proprio Titano Industry, quindi questa Kaira pompa Titano Industry e lo fa diventare un 8-8 cautela. Andiamo a vedere qual è la side. Allora ragazzi, ripeto, se esistessero i combo in questo formato, questo mazzo lo potete prendere e buttare al cesso, quindi io non ho proprio, non gioco contro combo, cioè non penso ai combo in vita mia e non credo tra l'altro che sia necessario tutto questo hit per il cimitero, però mi piaceva avere una creatura in più con Alicense Durs che riesce appunto a esiliare le carte e poi fare diventare grossa. Poi raddoppio le Sol Guiding Lantern e i Pitting Needle, quindi a me piace giocare Pitting Needle, lo sapete, Sol Guiding Lantern comunque mi sembra una carta che potrebbe servire, e poi fondamentalmente ho solo roba per andare più big, cioè devo giocare contro control, metto 3 Chandra Awakened Inferno, rampo, faccio Chandra e cerco di uccidere le persone così, le genti così, mi sembra abbastanza un buon piano, oppure faccio l'altra Chandra che è la carta secondo me più forte che c'è per i midrange, contro midrange è la stessa cosa, diciamo che il nero comunque non è che è contentissimo di levarlo, Chandra è uno dei planeswalker più forti della storia, 4 abilità per un planeswalker a 4 mana, la prima fa vantaggio carte, la seconda rampa fa vantaggio mana, la terza rimuove quindi si difende da sola, la quarta cioè l'ultimate che tra l'altro si fa in fretta perché entra e va a 5, poi 6, 7 e poi fate ultimate, vi fa vincere, ogni spell che fate farà 5 danni. Chiudono la lista i 3 Strangle e una Arlin. Allora, Arlin è forte perché fa pedine che possono essere messe sul campo, possono essere sacrificate con Transmogrify, ovviamente. Però non mi sembra la carta che ci serve di più. Io non ho notato effettivamente grandi problemi contro artefatti, incantesimi, eccetera. Però io credo che questo slot di side vada cambiato, in qualche modo modificato, in qualche modo migliorato. Andiamo a vedere la mana base, dove ci sono 3 Zeatori Proving Ground, dove così ci peschiamo, doppio Castle Garebring, perché noi Titano Industry lo possiamo pure fare e lo facciamo mana prima, un Boseju e un Sokenzan. Sokenzan tra l'altro molto forte ragazzi, perché ha i suoi pedini e quindi possiamo tranquillamente appunto fare pedini anche dalle terre. Per il resto niente di preoccupante, cioè niente di preoccupante, niente di strano. Bene, andiamo a giocare il mazzo all'interno della League Pioneer, scusate, Explorer, mentre io vi dico, sta uscendo Commander Legends con questo codice sconto Akira 5, potete avere il 5% di sconto su tutti i prodotti sealed di Magic e non solo, quindi non solo quelli di Commander Legends, ma anche quelli di New Capenna, per trovare Titano Industry magari e giocarlo, non lo so, io non vi consiglio di giocare questo mazzo effettivamente in Pioneer, però potreste giocarlo comunque, perché io lo voglio provare, ma lì ci sono i combo e quindi mi devo inventare comunque delle cose per contrastare lo strapotere dei combo. Però detto questo, insomma, un codice sconto che dà il 5% di sconto su tutta il catalogo di Fantasia Store, che è un negozio affidabilissimo, con un ottimo servizio clienti che spedisce in giornata, secondo me insomma vi fa piacere. Eccoci qua, quindi pronti a cercare Oppo, a finire il tè. Sto registrando prima di andare a lavoro, oggi sono tipo le 6, no, è un po' più tardi, e pensate la fatica che faccio chiaramente per cercare di portare sempre dei contenuti, perché devo partire questo weekend e quindi ho delle difficoltà oggettive,
però volevo comunque lasciarvi assolutamente portarvi il contenuto. Ci tenevo. Andiamo in Explorer, poi andiamo in Pioneer. Però ci impieghiamo un po' a trovare Hop. Niente, riproviamo. Ogni tanto Arena si incastra, ma solo a me, però secondo me solo negli eventi, nella ladder proprio va speditissimo, vero? Non so perché mi cola il naso. Vabbè, andremo a soffiarci. Dici forse Akira alla mattina, però cioè, giochi solo te a Magic. Può essere? No, può non essere. Io devo andare al lavoro, però, eh. Quindi dobbiamo sbrigare. Ragazzi, sentiamo questa musica che tra l'altro non è manco super spectacular. Intanto metto a posto le carte, qui c'ho 1000 carte da mettere a posto, ragazzi, sto impazzendo, cioè, queste che sono? Altre carte. Io perché io non sono riuscito a trovare oggi, ho dovuto fare la presentazione senza la carta fisica, un cazzo di Titan of Industry in tutto il... Oh, finalmente l'ho trovato dopo tutto il capenna che ho sbustato. Perché? 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 Ma come The Jewel vale qualcosa che l'ho visto giocare di Legacy? No, niente, Titan of Industry non esiste. Perfetto. Ah, oh, guarda che bella mano. Guardala lì. Guarda. Allora, chiaramente non usciamo più di Needle perché non sappiamo lui che cosa gioca con quella Kaira. Vediamo. Oh, è un mirror, pensa un po'. E è un mirror, possiamo nominare così a caso Obnixilis. Però poi non lo facciamo manco noi, eh. Non lo so, non io dico di andare un po' più spediti, cioè cercare di fare i nostri pezzi. Chiaramente questo Fire Prophecy sarà importantissimo. Io non pensavo che lui potesse essere già di quarto pronto, cioè di terzo pronto, però giustamente è un errore mio, infatti sbaglio totalmente. Quindi arriva Titan of Industry prima, nonostante noi fossimo on the play e avessimo un Fire Prophecy che poteva salvarci la vita. E dov'è lo shield? Che ha fatto? Ah, ci ha levato Gigi, giustamente. E come potete vedere, ragazzi, le partite finiscono presto. Cioè, noi come lo fermiamo qualcosa? Odio dire che non lo fermeremo. E io. Cioè, non... faccio Esica Chariot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tra l'altro qui Strangle non è forte, noi ci dobbiamo tenere tutta la vita Fire Prophecy e sperare appunto che non succeda questa roba qua.
Noi non avevamo il rampante di secondo, lui ce l'aveva, ha fatto prima di noi e avevo mezzo capito che fosse un mirror, per carità, però io qui me ne prendo 11 per poi cercare di bloccare tutto, cioè di bloccare la 7-7 con tutto quello che ho. Dai, ho cercato di non concedere. Ok, pensa se ne aveva un altro della Smokify, che brutta fine che facevamo. Vabbè, qui ragazzi, noi abbiamo sto botto, tireremo sto botto. Che dobbiamo fare? 2, 4, 3, 7. Ne perdiamo. Cioè lui attacca, blocco, blocco, faccio botto, levo Pity Needle e poi rimango. Questo non trampla, no? Non trampla mai. Eccoci qua. Doppio gatto. Fa il danno. Sono a due. Lui può fare un trasmogrify qui che dovremmo tipo sparare qui. C'è Luca. Ma lui chiaramente. Vabbè. Ok, abbiamo perso, abbiamo straperso, ci ha massacrato. Perché io qua devo per forza sparare a questo, ovviamente. Avrei potuto fare un Pity Needle su Lucca, diciamo, aprioristico. Direi che, insomma, sarebbe stato veramente complicato farlo. Qui ci spacca pure Esica Chariot e andiamo al baretto. Non ho mai trovato un mirror, invece il mazzo vedo che sta girando e mi sembra giusto, corretto, forte. Allora, io dico che Pity Needle per nominare la sua roba non va bene. Giocheremo tre Strangle che sono sorcery, quindi fanno cacare. Per banalmente cercare di colpire i suoi token prima. Quindi vedo che fa un token. Magari ecco, se avesse rampato, cioè se non avesse avuto il rampante instant, io mi sarei accorto della possibilità che lui ci uccideva se avesse fatto l'artefatto, no? Quindi, boh, perché qua l'errore è tutto lì, no? Cioè, fa risolvere il primo trasmogrify. Se non risolve il primo trasmogrify, tra l'altro lui perde anche la sua 1-1 che dà mana, quindi perde tutte le risorse che aveva messo in campo. Vediamo. Sì, dovevo tenermi open tutta la vita. Dicevo, vabbè, ma qui se lui c'ha trasmogrify muori. Noi abbiamo trasmogrify e nient'altro, direi che possiamo buttare questa mano. Adesso abbiamo invece una mano buona. Se pescassimo trasmogrify potremmo fare come ha fatto lui prima e vedere se lui ha una resistenza a questo evento. Facciamo nero e poi rosso. Bisogna vedere se lui non rifà la stessa cosa di prima, il che cioè, speriamo non succeda, ovviamente. Vai. Scartiamo, facciamo 1-1 che dà mana. Lui può uccidercelo, no? Tanto che gli frega. Noi trasmodify non ce l'abbiamo, quindi facciamo sempre la favola e moriremo così probabilmente. Vabbè, chiaramente se c'è una removal, chi se la prende è questo 2-2. Bisogna vedere se lui ha ancora la stessa combo di prima, para para. No, si vedeva che aveva removal perché era stato proprio sempre open. Quindi per ora non moriamo, faremo un'altra favola addirittura. Sperando che lui faccia qualcosa su cui strangola un senso. Cioè, nel senso, adesso per esempio può fare una favola pure lui. Ok, bene. Buono. Così noi facciamo. Scarto questa. Prima di scartare tutte e due le terre, ma no, perché ce n'ho bisogno. Uccido questo, faccio questa, meno e via. Poi terrò questo Fire Prophecy tutta la vita e basta. Spero di pescare Trasmogrify. No, perché non so manco se serve. Lui scarta due qui, scarta terra e Lucca. E deve combattere con la nostra Boro. Abbiamo un nero Esica Chariot. Già è un combattimento. Direi che vince lui. Finalmente vince lui. Noi abbiamo Esica Chariot, ma noi dobbiamo tenerci open. E noi
ragazzi, ci terremo open. Che dobbiamo fare? Potevo prendere questa in mano, giusto, giusto, sbagliato, quindi la mia giocata, potevo assolutamente prendere in mano quella a fare. Allora, lui adesso ci pressa col carretto e noi non possiamo praticamente rispondere, questa è una grande verità, no? Potevamo uccidergli questo a priori, forse sì. Qui copia uno di questi. Va bene, cioè va bene, va malissimo. Io prendo tutto. E tanto gli voglio. Se devo uccidere qualcuno, devo uccidere questo. Diciamoci la sincera, no? Altra favola. Benissimo. Allora, questo lo uccidiamo. No, decliniamo. Speriamo di pescare noi un Transmogrify. Così la portiamo a casa. E l'abbiamo pescato, sì. L'abbiamo veramente veramente pescato, e questo è effettivamente una buona cosa che è successa alla nostra partita, gli permette di recuperare, insomma. Questo così ti spacco, lui ha uno open quindi non può fare nulla, spacco artefatto e faccio un 4-4. L'artefatto che spacco è questo, poi lo copio, ti attacco, cioè pacco un altro artefatto di cattedio e ti attacco, questo è l'artefatto e ti attacco. Diciamo che adesso è un pochino ribaltata la situazione, considerando il fatto che io ho due gigigigi in campo e un Titano Industry che comunque, tra l'altro, come funzionava il discorso della copia? C'era un mazzo che, vi ricordate, copiava Esica Chariot e si teneva la copia e faceva il clone di... insomma, un casino. Ok, lui qui che può fare? Solo il... lo shield token. Farà lo shield token qui? No, ho sulla 4-4, in verità. Ah no, giustamente distrugge uno dei GG perché è ancora una creatura incantissimo, molto corretto da parte sua. Allora, io direi che possiamo procedere con questo, chiaramente, e facciamo uno shield counter e un altro 4-4, lo shield counter lo mettiamo sul Tano. E questo non è rapido mai, quindi io direi che possiamo attaccare con tutto, cioè dovrebbe essere lui, può, questo è trampla, questo trampla, io non lo vedo agile perché 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, questi datori sono 14, però deve bloccare i 4-4 che sta bloccando, così muore per esempio, 4, 2, 6, 14, ah no, invece no, non muore assolutamente, questo è un errore da parte sua. Perché mi ha regalato... ah no, non è un errore, assolutamente, ci mancherebbe. Ha regalato due creature, ma non poteva fare altrimenti. Facciamo il carretto. Questo si leva, lui rimane con un Titano Industry, noi rimaniamo con una board, direi, importante, e speriamo di portarcela a casa, dai, oh, speriamo di portarcela. Abbiamo veramente giocato in tutti i modi per portarcela a casa e ce l'abbiamo fatta. Arlin Cord, Chandra, no, io dico che è a chi scompa prima, però vedete che sono contento di non essere l'unico ad aver avuto questa idea, Cioè, nel senso, secondo me questo mazzo adesso è veramente, veramente molto forte nel meta. Non dico che sia il mazzo tier 1 assoluto, però... tier 0, cioè non dico di aver poi non io, che copiando l'idea di un giocatore, appunto, io abbia in qualche modo rotto Explorer, però insomma mi sembra, lui ha 5 carte, no, lui ha 6 carte, noi abbiamo quel Fire Prophecy che ci permette di vivere una vita sinceramente un po' più tranquilla, abbiamo anche un Obnixis inutile, del tutto inutile, anche perché è una carta tendenzialmente sapete come la penso su questa carta. Il bello è che alcuni di voi mi chiedevano, ma è da banna Kira? No, cioè, fa cacare sta carta. Avete visto il prezzo di Obelixis partito proprio alla grande? Adesso non... io qui dovevo cercare di fargli notare che non ho removal, no?
Cioè, levare. Come si fa a levare il full control? Cioè, nel senso. Non farò mai Fire Prophecy, ve lo dico prima. Cioè, è evidente che farò Strangle. Quindi io qui devo cercare di fare barra e lui non si deve accorgere che io ho una Fire Prophecy. Non so se si accorge. Ah, questa è una Layer of the Hydra che io non gioco. Vabbè, io rischio qua perché lui deve avere di nuovo questo e Transmogrify in mano. È rischio perché sì, lui ce lo può avere, però ne ha già fatto uno e fondamentalmente credo che sia giusto giocare così. Poi se ce l'ha, bella. Invece no, c'ha questo che va benissimo. Non ha token ancora. Adesso sicuramente tirerà fuori una favola. E noi dobbiamo trovare un modo per attivare sto carretto, che non è proprio scontato che succeda. Attenzione, Titan Industry numero 2. Beh, malissimo Titan Industry. Questa può trasformarsi in una 2-2. Raga, io penso che lui deve avere di nuovo. Ma io dico che lo faccio questo. Lo faccio un caso. Sempre perché lui il token instant lo fa solo con quello che scarta. Quindi mi sento di dire che non ho paura, ok? Qui faccio prima il token. Comunque mi serve. Dovessi pescare Transmogrify. Mi serve e poi crew e poi comincio a fare più con tutte e due. No, poi posso fare un altro token più con l'altro. Insomma, un po' mi posso divertire con questi Obnixilis. Lui scarta un Lucca. Certo, noi il carretto non attiviamo mai. Quella Fire Prophecy poteva essere utile per scartarci un titano, per mettere sotto un titano, scusate. Mi ha scartato carta. Non ha la possibilità di andare in combo. Noi come peschiamo terra, mettiamo questa in mano e teniamo di open di Fire Prophecy per sempre. Favola la gestiamo, eh? E lui si tiene open di 2, quindi ha una Fire Prophecy tutta la vita. Trasmogrify, perfetto, che non giochi. Muori, assolutamente. Poi ping e Your stronzetto, ecco. punishment is my entertainment. My Va goons bene, adesso cioè, io devo sperare che fondamentalmente o lui scarti quelle capre, perché lui sicuramente, ripeto, ha in mano una Fire Prophecy, ha giocato tutto il tempo come se avesse in mano una Fire Prophecy per fare la mia Transmogrify, oppure banalmente continuo a menare con questi pedini, eccetera. Io devo trovare risoluzione comunque a quel cesso di Gigi. Ce l'ho, però, ragazzi, ok, lui qui ha 6 terre. Tra l'altro, so anche Zan poteva giocare. Si prende Kaira in mano, corretto. Così ha una carta in più. Noi non facciamo niente. Questo è carino. Perché fa tutto Go ahead. instant. Quindi, Plead for perfetto. mercy. Eccoci qua. Lui può animare la Pleasure terra. Se doing anima la business terra e with si you. fa un danno, cioè, io sono contento. Vai. Perfetto, cioè perfetto. Brutta cosa questa 2-2. Lucca, perfetto veramente. E lui muore dalla nostra Fire Prophecy. Cioè, ci ha provato. Ha detto, vabbè, io cioè, o faccio così o perdo, perde. Perché non. Noi ce l'avevamo, la rimozione. Come in G1 fondamentalmente ce l'avevamo, ma non l'abbiamo usata. Bene, contento di aver vinto la partita, assolutamente, ma in generale di avervi portato un mazzo che veramente vi straconsiglio per questa sessione del nuovo Explorer, The New Explorer Without Expressive Iteration. Grazie per aver guardato e ci vediamo domani.